Ah, buongiorno ragazze, come state? Allora, nel video precedente vi ho fatto vedere un po' il nuovo phone di Imetech Bellissima, il nuovo D-Phone. Anzi, l'ho provato proprio insieme a voi. Qui giù in descrizione vi lascio il link di quel video se non l'avete visto. Devo dire che le prime impressioni che ho avuto si stanno riconfermando, cioè mi piace tantissimo, lo continuo ad utilizzare. Allora, ragazze, oggi voglio parlarvi un po' di una questione di cui avevo già accennato tempo fa, quindi insomma ora voglio farvi un po' un discorso e darvi delle mie considerazioni riguardo al taglio dei capelli ricci in generale, partendo proprio dal tipo di taglio che ho fatto io sui miei capelli qualche tempo fa. Sapete che io con il tempo non ci piglio. Da quando vi ho fatto il video Rules, da quel giorno lì iniziano i video con il taglio nuovo. Ok, quindi è fresco, sì, ma non freschissimissimo. Allora, ragazze, il tipo di taglio che ho io. Partiamo da una premessa importante. Io ho dei capelli fini, abbastanza fini, con una densità media, diciamo così. Quindi per me portare i capelli lunghi non è molto facile. Perché? A parte il fatto che non li ho tantissimo ricci dalla radice, quindi questo comunque va a incidere un po' sul volume finale, è difficile avere un taglio lungo perché oltre questo aspetto qui, se io non li scalo, praticamente sono una tavola da surf, visti così. Se invece li scalo troppo, succede che sotto si svuotano completamente e rimangono due peli attaccati praticamente. Giusto due peli che scendono e magari sì, sopra ho un po' più di volume, ma giù no, non si possono guardare. Mi è capitato di avere un taglio del genere, infatti dopo un po' dovevo subito tagliare, accorciare un po' per eliminare quella coda giù brutta, vuota, piccolina. I miei capelli devono essere scalati il giusto perché altrimenti succede questo: o piattume oppure punte vuote, vuote orrende. Il taglio me l'ha fatto questa volta mia mamma, lei è parrucchiera. Ultimamente devo dire che dopo quel taglio orrendo di 3 anni fa, di cui vi parlo sempre su Instagram, se non mi seguite, seguitemi, il mio nome è il mio nome. Dopo quel taglio lì devo dire che non mi fido più di nessuno, ma di lei sì, assolutamente, anche perché se sbaglio sono guai, no scherzo, però diciamo che lei comunque mi ascolta tantissimo, per fortuna, ecco, ce l'ho tutta per me e quindi su questo sono molto molto fortunata. Il taglio è leggermente scalato, non è scalato secondo me tantissimo, però il giusto per darmi quel leggero volume in più. Molte mi hanno detto di essersi accorte di questa cosa qui, devo dire che l'ho vista anche io, per quanto riguarda il volume generale, questa cosa mi piace tantissimo. Ovviamente, ragazze, non è che un taglio può far miracoli, certo aiuta insieme ad altre tecniche, ma non è che possa fare poi tanto volume in più. Se non ce l'hai, non ce l'hai, però aiuta, aiuta abbastanza. Infatti penso che comunque più o meno la situazione sia un po' migliorata. Il taglio che ho fatto io è questo tipo di taglio qui. Su dei capelli ricci, che siano come i miei oppure molto più ricci dei miei, più o meno insomma il tipo di taglio secondo me adeguato è questo. Se li avete molto più ricci dei miei e tantissimi, potete osare un po' di più con la scalatura. Però se li avete come i miei e li volete avere un po' più lunghetti, ecco, andateci piano con questa scalatura, altrimenti vi ritrovereste qui con un bel po' di volume magari in più, ma qui giù senza niente, cioè le punte praticamente vuote, quindi state attente. Quindi il taglio che mi ha fatto lei è leggermente scalato e me lo ha fatto questa volta da asciutti. Poi parliamo del taglio da asciutti e il taglio da bagnati, vi dico cosa penso perché li ho provati tutti e due sui miei capelli. Si è comportata come se ce li avesse bagnati praticamente. Non ha fatto un taglio diverso perché erano asciutti, non so se avete capito.
lo ha fatto come se fossero bagnati, quindi prendendo le stesse sezioni, eccetera, eccetera. Una cosa importantissima, se voi volete avere un taglio simile al mio e volete dire al parrucchiere, ma in generale, allora ragazzi, secondo me dovete farlo scalato più o meno, regolatevi in base a quanto sono ricci i vostri capelli e in base a quanti ne avete. Questa è una cosa importantissima, ragazzi, questa luce va veramente pena. Fate attenzione a quanti capelli avete e che tipo di riccio avete. Fate regolare la scalatura in base a questo. Questi qui laterali prima erano davvero davvero molto più lunghi di come sono adesso, e tra questi più corti e questo qui c'era meno differenza di lunghezza rispetto ad ora. Allora ragazzi, una cosa importantissima a cui dovete fare attenzione quando voi andate al parrucchiere è questa. Dovete proprio dirlo esplicitamente: mi raccomando parrucchiere caro, non voglio l'utilizzo dello sfilzino, perché va ad alleggerire troppo, a sfoltire i capelli troppo, non favorisce la formazione del riccio, lo va a svuotare. Cioè, voi avete una ciocca di capelli ad esempio così, un boccolo così, con lo sfilzino diventerà la metà. Cioè ragazzi, oh mio Dio, no, penso che a nessuna ragazza riccia piacerà questa cosa. Quindi fate attenzione allo sfilzino, perché proprio danneggia la forma del riccio. Quindi fate utilizzare solamente le forbici lisce, quelle normali, tradizionali. Probabilmente il vostro parrucchiere ad un certo punto che cosa farà? Queste sono tecniche che non mi piacciono. Prenderà una vostra ciocca, con le forbici lisce normali la arrotolerà in questo modo e inizierà a tagliare a metà della ciocca così, zuzzuzz. Cioè non arrivando fino a chiuderle, altrimenti si mozzerebbe qui il riccio, no? Quindi iniziare a fare così, creare un effetto simile a quello dello sfilzino. Se lo fa, fermatelo subito. No, guarda, fammelo semplice, il più semplice possibile questo taglio, con le punte belle piene, senza essere sfilzati, senza essere alleggeriti nella parte centrale con quel modo di arrotolarle così, e vedrete che andrà bene. Il taglio deve essere il più semplice possibile, calato il giusto, ma il più semplice possibile. Quindi ragazzi, il mio taglio è veramente semplicissimo. Dietro non ha una forma a V, perché non mi piace tanto, non è proprio molto arrotondata, ma neanche una V precisa. Ora vi voglio fare un discorso per quanto riguarda il tipo di taglio. Se fatto su capelli asciutti è migliore rispetto al taglio fatto su capelli bagnati. Io dividerei, ecco, scinderei le cose in questo modo: capelli come i miei, quindi non troppo ricci, e capelli molto molto ricci. Secondo me c'è una differenza tra queste due tipologie di capelli ricci. Su di me, sul mio tipo di capello, io ho sempre avuto un buon risultato sia tagliandoli da asciutti sia tagliandoli da bagnati. Quindi vi dico che non ho visto questa sostanziale differenza. Anche quando ero stata dai Love Rich, insomma, che mi aveva fatto il taglio X curl da asciutti, mi era piaciuto, ma non penso che non si possa fare simile da bagnati, cioè nel senso che non penso che non si possa ottenere un risultato simile tagliandoli da bagnati. In generale penso che i capelli ricci possano risultare belli sia se tagliati da asciutti sia se tagliati da bagnati. Ovviamente bisogna tagliarli bene con le giuste tecniche. Secondo me, ecco, per dei capelli come i miei, tagliarli da asciutti o da bagnati non fa una grandissima differenza, anche perché il mio tipo di riccio non è poi così tanto diverso quando si arriccia. Ci sono ragazze che davvero già da bagnati i ricci sono molto molto evidenti, e poi quando si asciugano si accorciano davvero di tantissimo. Cioè ragazzi, i miei capelli sì, si accorciano, però vedete come sono? Ecco, non in modo poi chissà quanto accentuato. Ci sono ragazzi che li hanno così e una volta che si arricciano arrivano qui, ok? Magari da bagnati possono essere un po' più precisi rispetto al taglio fatto da asciutti, però sappiamo che i capelli ricci su questo ci vengono incontro, almeno su questo. Se li tagliamo da asciutti e magari c'è qualche piccolo errore, qualche piccola asimmetria ad esempio, non se ne accorge nessuno, perché i capelli ricci, insomma, si sa, sono così, i difetti si vedono veramente pochissimo, se non
per niente. Bagnati o asciutti, secondo me, se li avete come i miei, non fa tantissima differenza. Molte dicono che il taglio su capelli asciutti aiuta perché quando i capelli sono asciutti già si vedono i volumi e quindi si va a fare il taglio vedendo già come sarà poi. Invece ovviamente da bagnati si fa il taglio, però poi da asciutti come verranno, perché si sa che poi asciutti i capelli ricci sono molto diversi. Considerando questo, sottolineando il fatto che i capelli come i miei non sono poi così tanto diversi, per questo fatti da bagnati o asciutti secondo me è quasi uguale, per quegli altri invece che sono molto 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 più ricci dei miei avrebbe più senso tagliarli da asciutti, perché già si vede la lunghezza effettiva, diciamo così, si vede già dove andrà a appoggiare, se sporge, se una parte è fatta meglio, una parte è fatta peggio. Si ha già la forma bella e pronta e se sopra quella forma si va a fare un taglio. Questo secondo me ha senso. Quindi, dicendo che comunque anche su dei capelli molto molto ricci, secondo me, si può avere un bel risultato tagliandoli da bagnati, avrebbe comunque più senso, considerando tutto questo, tagliarli da asciutti. Non so se voi avete presente, ma ci sono dei ricci, sicuramente sapete cosa intendo, che si arricciano più o meno sempre allo stesso modo, cioè il grado di ricciosità, ecco, come parlo, non lo so, è sempre quello. Invece, magari adesso questo qui si è arricciato di più e risulta più corto, la prossima volta invece si arriccia molto 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 di meno e risulterebbe più lungo. Si arricciano sempre in modo diverso. Cioè, vedete, ad esempio, verrebbe da dire che questa parte qui, se io dovessi tagliarli da asciutti, ok? Verrebbe da dire che questa parte qui più lunga andrebbe tagliata, perché non è simmetrica rispetto a questo. Invece questo è solamente oggi più sfigato degli altri, è perfettamente identico all'altro, ma oggi non si è arricciato benissimo. Ecco, vedete? Quindi verrebbe da dire che sarebbe da tagliare per fare questa forma qui, vedete? Ma non lo vado a tagliare adesso, perché so che magari la prossima volta si arriccerà di più e sarà tutto molto più omogeneo a livello di lunghezza e a livello di simmetria. Quindi considerate questo: se avete dei capelli che sempre si arricciano in modo diverso, a volte di più, a volte di meno, i miei sono così, non sono mai ricci allo stesso modo, in uno stesso wash day magari uno si arriccia di più, uno di meno, e la volta dopo il contrario. Farli da asciutti, sì, andrebbe anche bene. Magari ci sarà da ritoccare la volta dopo che si lava. Ecco, il taglio da asciutto, magari essendo meno preciso, andrebbe da essere rivisto le volte successive. Ad esempio, guardate questo qui, che si è arricciato di più rispetto a questa parte. Vedete questo? Ma sono perfettamente identici, ragazze. Guardate un po' le lunghezze. E quindi io magari oggi vado a tagliare questo fino a qui, cioè taglio tutta questa parte perché sporge, vedete? E poi questo è comunque un errore, perché non è più lungo, è solamente oggi che si è arricciato di meno. Quindi fate attenzione a questa cosa qui. Se non volete sbagliare, fatelo da bagnati in modo che risulti tutto più preciso. Se invece avete dei capelli ricci sempre allo stesso modo, e ci sono, ad esempio quelli del mio ragazzo, sempre così, sono sempre super riccissimi, e quindi è più facile fare un taglio di questo tipo da asciutti, ok? Vi faccio vedere il taglio più o meno come è fatto. Secondo me, ragazzi, è ovvio che io non ce l'avrò mai alle stelle il volume, perché i miei capelli sono proprio così. Ecco, il massimo che io posso avere è questo. Però mi sembra che anche la forma del riccio sia comunque stata migliorata anche con questo taglio. Questi erano davvero lunghi più o meno fino a qui. Secondo me questa scalatura è stata fatta veramente bene. Io ho detto a mamma semplicemente che volevo che queste parti qui fossero un po' più salite, ecco, e non così appese. Prima lo erano ancora di più, ragazze, ve lo giuro. E ora, secondo me, vedete, va un po' meglio. Mi piace tantissimo. Fatemi sapere voi qui giù che cosa ne pensate. Io un leggero volume in più lo vedo qui. Non so se forse potrei osare un po' di più, non lo so, vediamo. Magari far salire ancora di più queste parti qui laterali, non lo so. Comunque, ragazze, poi vediamo. Non vorrei svuotare troppo.
cerco di farvi vedere un po'. Questa è la mia opinione per quanto riguarda il taglio. Voi che cosa ne pensate? Vi piace di più il taglio da asciutti o da bagnati? Secondo voi questa distinzione tra le tipologie di capelli, quindi più ricci e meno ricci, può avere senso? Fatemi sapere tutto qui giù, mi raccomando. Io spero di esservi comunque stata utile in qualche modo. Le prossime volte, forse per risistemare il taglio, per farlo il più preciso possibile, lo faccio fare da magari una volta da asciutti, una volta da bagnati. Fatemi sapere tutto giù, ragazzi. Spero di comunque esservi stata utile. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!